Ma che meraviglia, signori e signore, essere di nuovo con voi nelle vostre case a parlare di astrologia, di simboli, di mistero, di cose strane, come qualcuno preferisce dire. Ebbene, sono proprio le cose strane che ci piacciono a noi, perché vanno sempre più di moda, si è sempre più vicini ad un certo tipo di percezioni ed è imprescindibile accorgersi che c'è qualcosa fuori di noi che cerca di comunicare con noi e chissà, forse siamo sempre noi stessi, la nostra energia che in qualche modo rende carichi di vita questo che chiamiamo corpo o materia e quel qualcosa al di là del corpo, della materia che ci permette di pensare, di muoverci. Chissà, forse c'è un collegamento, forse ci troviamo qui ma siamo anche da un'altra parte. Ed è questa l'indagine che ci piace fare a noi, così come l'hanno fatta tantissimi prima di noi, tantissimi testi abbiamo letto in astrologia rivelata, tantissimi altri ne leggeremo. Ultimamente ci siamo divertiti a fare la scuola di astrologia. Abbiamo parlato un po', abbiamo usato dei termini tecnici, vogliamo dire così, abbiamo parlato di case astrologiche, abbiamo individuato delle porzioni di cielo che rispetto al momento della nostra nascita indicano delle energie specifiche. Quelle energie ci caratterizzeranno per tutta la vita, quindi ecco qui l'importanza del tema natale, la fotografia del cielo nel momento stesso della nostra nascita. Questo è il tema natale. L'osservazione del cielo durante, nel momento stesso della nostra nascita, ci indica le nostre caratteristiche. Abbiamo visto, oltre alle case astrologiche, anche i pianeti. Quindi abbiamo dato delle paroline chiavi sia per le case astrologiche, così per ricordarle, per memorizzarle velocemente, e sia per i pianeti che mettono un accento in più, mettono quella goccetta di eccentricità in più in determinati lati della nostra identità. Quindi dove c'è la presenza di un pianeta in una porzione di cielo, quella porzione di cielo e quell'energia avranno un'elettricità diversa ed ecco che si crea l'individualità di ognuno di noi. Quindi molti di noi hanno lo stesso segno zodiacale, ma in realtà hanno caratteristiche diverse, spesso opposte, proprio perché il Sole sicuramente è nello stesso segno zodiacale, ma i pianeti, gli altri pianeti stanno in altre posizioni diverse. Ed ecco le individualità di ognuno di noi che escono fuori. Ognuno di noi è una individualità, è un essere unico. Questo è anche un altro messaggio che dobbiamo tenere presente. Ognuno di noi deve rispettare la propria unicità. Solo così si vince in questo percorso terreno, rispettando la propria unicità, cercando di scoprirla. Scoprirla come? Cercando di darsi una mano, di cercare dappertutto. Uno dei mezzi che a noi piace è quello di scoprire il linguaggio dei simboli per scoprire noi stessi. Perfetto. Vi ringrazio sempre intanto per l'affetto che ci dimostrate, per stare sempre con noi continuamente, incuriositi, quindi incuriositi da queste notizie. Quindi vi ringraziamo e siamo sempre onorati di poter accendere una candelina in più dentro la vostra conoscenza affinché possiate guardare panorami diversi e chissà, magari scoprire qualcosa. Bene. Quello che voglio fare oggi è qualcosa di molto divertente che solitamente si usa fare solo qui in astrologia rivelata, dove tutti i linguaggi esoterici confluiscono in un unico meccanismo archetipico, un unico meccanismo simbolico, un'unica vibrazione che tocca più colori, più vestiti, diciamo così. Abbiamo visto i pianeti, abbiamo visto gli astri, abbiamo visto il cielo. Adesso le stesse potenze, nella fattispecie quelle dei pianeti, le voglio rivedere insieme a voi, come già altre volte abbiamo fatto in questi nostri incontri, però adesso li voglio rivedere per ricordarceli, per fissare le idee, per memorizzarli. Per agevolare la visualizzazione, voglio ricordare le potenze dei pianeti vestendole coi colori degli arcani maggiori dei tarocchi.
occhi. Quindi faremo la seguente operazione adesso, quindi state molto attenti. Prenderemo ogni pianeta, così come abbiamo visto la puntata precedente, con le descrizioni veloci che abbiamo fatto, e adesso allo stesso modo li rivedremo, ma vedremo delle immagini, dei colori, dei movimenti, così come ci raccontano gli arcani maggiori dei tarocchi. Ogni immagine ci racconterà l'esperienza di un pianeta. Quindi ecco che vediamo le energie archetipiche che ci costruiscono, che ci rendono individui, le vediamo dipinte sui tarocchi, le vediamo sopra le nostre teste, raffigurate, simboleggiate dai pianeti e dalle costellazioni dietro i pianeti. Quindi un linguaggio che si ramifica in varie opportunità di comprensione, ma la meccanica è la stessa, lo abbiamo detto più volte e lo continueremo a ripetere. E adesso iniziamo e vi faccio vedere subito quello che ho preparato qui per voi. Vediamo se la regia mi agevola. Ed ecco qui. Benissimo. Come vedete ho messo delle carte in una posizione particolare, qui si quasi a creare tre colonne. Affronteremo questi discorsi avanti, quindi tre colonne, dietro ogni carta c'è un simbolo ovviamente degli arcani. Cominceremo come abbiamo fatto la volta precedente, partendo dal pianeta più lontano, quindi andremo a scoprire l'immagine di Plutone, ed eccolo qui. Plutone noi lo avevamo identificato come la rinascita, la risurrezione, quindi dove si muore per risuscitare. È un po' come se fosse l'esperienza del nostro subconscio, quindi il nostro potere occulto, dove siamo capaci di risorgere, quindi dove siamo capaci di dare il massimo della nostra potenza, dovendo superare quella che è anche nei miti e sempre raccontata, quindi si va negli inferi per risalire fino al paradiso, quindi si deve toccare la morte, diciamo così, per rinascere vivi e potenti. Ed ecco l'immagine di Plutone che io ho messo in una certa posizione, e questo lo vediamo dopo. Adesso passiamo al pianeta successivo a Plutone, quindi Nettuno, che noi avevamo definito il profeta, gli ideali. Ed ecco qui Nettuno raffigurato con l'immagine dei tarocchi del matto, quindi dove tutto è possibile. Nettuno, lo spirito assoluto, quindi il grande ideale, la follia e la genialità. Tutto nasce da un'esperienza nettuniana. Quindi è proprio da un qualcosa che ha a che fare, tocca, rasenta quasi la follia e la genialità. È quello proprio l'attimo che crea la scintilla, che molto probabilmente trasforma quell'attimo di follia e genialità in quella che poi per gradi diventerà l'esperienza che ci contraddistingue, quindi la nostra esperienza terrena. Probabilmente tutto avviene per un atto di follia o di genialità. Ed ecco qui Nettuno, che dopo Plutone è il pianeta più lontano del nostro sistema solare. E andiamo a vedere l'immagine che raffigura Urano, quindi il pianeta Urano. Il primo dei tre pianeti lontanissimi ad essere stato scoperto, il pianeta delle rivoluzioni, il pianeta della provvidenza, per usare un termine cabalistico, un termine più profondo di quella che è l'immagine tradizionale di Urano, considerato la grande rivoluzione, l'imprevisto. La parola provvidenza rende meglio il senso di Urano. Ed eccolo qui, infatti, raffigurato con le stelle. Vi ricordo Dante Alighieri che raffigurava nel suo paradiso i sette cieli fino a Saturno, dopodiché c'erano le stelle fisse. Ed ecco qui l'immagine delle stelle fisse, quindi lo zodiaco raffigurante, rappresentata dal tarocco delle stelle, dalla carta dell'arcano maggiore delle stelle, che rappresenta l'energia di Urano, dove tutto è possibile, non esiste l'imprevisto, tutto è possibile. È presente, qualsiasi cosa è possibile con la presenza di Urano. Ed eccola qui l'immagine dei tarocchi
visto in un certo modo astrologico ha un significato, visto coi colori dei dipinti dei tarocchi, assume una caratteristica molto molto più particolare. Racconta lo stesso archetipo, però lo si vede in una natura diversa. Ed ecco qui il senso di provvidenza che si manifesta perfettamente in questa magnifica carta denominata Le Stelle. Benissimo. Dopo Urano ci avviciniamo a quelli che sono i pianeti tradizionali ed ecco qui che abbiamo la raffigurazione del nostro Saturno, il dio del limite, il tempo. Saturno raffigurato, rappresentato dall'arcano maggiore, il mondo. E come vedete, quando si parla di limite, di tempo, in questo modo qui si interpreta meglio il senso di Saturno, quella pesantezza data dal pianeta della severità classico, il pianeta Saturno. In questo modo qui lo si interpreta meglio. Si vedono i quattro elementi rappresentati intorno alla carta del mondo. Già abbiamo parlato altre volte di questi elementi e di questa stessa carta, quindi analizzando gli elementi proprio in questa stessa carta. Abbiamo fatto anche dei giochini, ricorderete sicuramente. Ma adesso è eccolo qui la rappresentazione archetipica del simbolo dipinto. Quindi è Saturno, è il limite inteso come il progetto da raggiungere, è quella la conclusione da ottenere, è quello l'obiettivo che devo perseguire. Ed ecco qui la completezza. È Saturno, nel un lato, diciamo, nonostante la severità e la presunta mascolinità del pianeta e della sua energia, ricordiamoci, e lo vediamo anche da questa immagine, che Saturno, essendo esso stesso il progetto, quindi indicando esso stesso il progetto, determina la nostra origine, la nostra esistenza, il nostro percorso in questo momento materiale, in questa dimensione materiale. Quindi in realtà è un generatore di esperienza. Quindi quella mascolinità in realtà diventa una femminilità. Ed ecco la forma che si manifesta perfettamente nel tarocco, questo tarocco che si rivolge quasi all'energia di Saturno, che ha quasi la forma di un utero. Ed ecco qui, Saturno genera il progetto di ognuno di noi, fa nascere la nostra esistenza, decide, butta fuori quello che sarà il nostro percorso, e da qui lo si evidenzia in maniera magnifica. Quindi quella severità di Saturno, quella pesantezza di Saturno, oggi la stiamo conoscendo in maniera diversa. Indica un progetto, indica un qualcosa da raggiungere a tutti i costi, genera la nostra esperienza. Ed ecco qui il mondo, questa forma di utero, questa completezza degli elementi. Tutto è contenuto qui, non serve nient'altro. Quindi Saturno, che noi abbiamo visto già in altre sfumature, l'abbiamo visto paragonandolo a quello che era il dio, il Yahweh del paradiso terrestre, dove tutto era perfetto, non serviva a null'altro, quindi il progetto era determinato, era raggiunto. Dopodiché l'uomo è uscito fuori per fare la sua esperienza. Ed eccolo qui adesso, vediamo questo capovolgersi di destini. Quindi da quella perfezione saturnina andiamo a capovolgere tutto con la presenza del successivo pianeta, quindi Giove. Ed eccolo qui, andiamolo a vedere sul nostro schermo. Benissimo, Giove, che è raffigurato nella nostra simbologia dalla ruota della fortuna, quindi questa grande esperienza che si imbatte nella nostra vita, il nostro percorso che si incontra con qualcosa di eccezionale. Quindi la ruota della fortuna, che esaspera in maniera positiva e anche negativa, però dà sicuramente un cambiamento radicale a quella che è l'esperienza terrena. Noi Giove l'avevamo definito il dono, le nostre grandezze, le nostre grandi opportunità. Ed ecco uno dei simboli dei tarocchi che raffigura questo tipo di energia, quindi quella di Giove. Giove inteso come la grande esperienza, espansione, i nostri doni, quindi il nostro essere grandiosi in alcune qual par caratteristiche rispetto ad altre. Ed eccolo Giove che porta all'altra esperienza planetaria astrologica, che è quella di Marte.
Marte, Marte, la furia, il grande valoroso combattente, la grande attività, la selezione. Ed eccola qui questa grande forza raffigurata con la torre, l'arcano maggiore che indica la destrutturazione, quindi rompere certi schemi. Rompere certi schemi solitamente può fare del male, può darci fastidio, diciamo, in un certo modo. Infatti, ecco qui la torre. Spesso indicativa di momenti di rottura in una lettura di arcani, in una lettura di tarocchi, di momenti duri, di momenti di superamento di qualcosa, di rinnovamento, però in realtà è un destrutturarsi, un togliersi le sovrastrutture. Quindi l'azione di Marte è quella della selezione dei propri talenti. Non è possibile andare da qualche altra parte. Se si va da qualche altra parte, la torre si rompe, perché diventano strutture pesanti ed è che vanno sicuramente tolte per poter andare leggeri e veloci verso il nostro vero percorso, selezionato e attivato da Marte, quindi raffigurato nei tarocchi con l'arcano denominato la torre. E dopo l'esperienza di Giove e l'esperienza, quindi la grandezza dei nostri doni, è il nostro progetto che si seleziona, quindi la grandezza del dono e l'attivazione, quindi, di questo dono, levando tutto quello che è superfluo, ecco che si ottiene l'anima individuale, il sole. E adesso parliamo del più grande di tutti, il sole, che nella puntata scorsa avevamo definito il nostro successo personale. Il sole, ovviamente, il sole rappresenta la nostra anima, la nostra individualità, il nostro segno zodiacale praticamente. Quindi chi è Cancro, chi è Gemelli, il sole, il proprio successo è indicato proprio da quel segno lì che noi conosciamo per tradizione come il nostro segno zodiacale, ma che stiamo cominciando ad imparare. Che una delle grandi caratteristiche della nostra personalità, della nostra esperienza terrena, il sole, il segno zodiacale, ma noi siamo tutto lo zodiaco. Questo lo dobbiamo ricordare, l'abbiamo ripetuto 100 volte, lo ripeteremo altre 100 volte. Noi siamo tutto lo zodiaco, con delle particolarità accese da qualche parte. Quindi il sole sicuramente ci darà grande accensione ad alcune qualità, quindi quello del segno zodiacale. Saturno accenderà altre qualità in un altro segno, Marte in un altro. Quindi noi siamo completi di tutte le potenze zodiacali. Io sono un Cancro. Sono ascendente in bilancia, ma sono acquario, sono sagittario, sono leone, sono capricorno e sono pesci, perché altri pianeti stanno in altre costellazioni. Quindi io sono e voi siete e tutti noi siamo un insieme di caratteristiche che formano una specificità. Questo è il nostro successo. Il sole indica il percorso che ci è favorevole. Quindi andiamo a rivedere il nostro puzzle, quindi la grandezza dei nostri doni, Giove, la selezione e l'attivazione danno un individuo, un'individualità, un percorso sensato. Il sole, cosa fa questo sole qui? Quest'anima, quest'anima che non ha corpo, è un'esistenza ricca di doni e ricca di forza, e con un progetto specifico, quello che indica Saturno. Cosa fa questa esperienza, questa individualità animica? Si innamora della materia, si innamora dell'esperienza terrena, concepisce la possibilità di essere divino nella materia, di poter godere dei suoi poteri, perché allo stato spirituale non c'è nessun modo possibile per sperimentare e godere. Solo con la materia si riesce ad essere grandi. Un'anima non ha necessità di nulla, non ha voglia di successi, non ha voglia di esperienza, conosce tutto. Dimenticando il proprio potere, sperimentandolo su questo pianeta, possiamo giocare e le anime possono divertirci. Quindi noi siamo venuti qui in fondo un po' per divertirci e per giocare. Ricordiamoci pure queste paroline. Quindi il sole si innamora, ritorniamo sul nostro puzzle, il sole si innamora grazie a chi? Grazie a Venere, rappresentata dall'imperatrice, la carta più bella dei tarocchi.
occhi, l'amore, l'emozione, l'eterna primavera, tutto quel che nasce, tutto quel che è bello, tutto quel che è gentile, giovane e fresco. Eccolo qui, l'imperatrice rappresentante, in questo caso nostro, del pianeta Venere. Venere, la più bella di tutte. Ed ecco qui, grazie all'energia di Venere, l'anima si innamora e si unisce a questa dimensione. E come lo fa? Specificandosi, dandosi dei talenti, dandosi delle priorità, quindi seguendo quello che è il suo messaggio, quindi il messaggio che molto probabilmente è quello che Saturno o chi prima di lui ha progettato per quell'esperienza. Ed ecco qui che il talento o il messaggio, il Cosmo in cielo, così in terra, è dato dal nostro Mercurio, rappresentato nell'immagine, nei dipinti dei tarocchi, dal mago. Eccolo lì il mago, guardatelo col bastone in mano, come Mercurio con il suo bastone in mano, il famoso bastone che nella mitologia torna da tutte le parti. Addirittura anche le farmacie hanno il bastone mitico di Mercurio nelle loro insegne. Ed ecco qui il nostro Mercurio rappresentato dai tarocchi, il mago dove tutto si inizia, dove c'è un'eccellenza, rappresentativo anche di medici in una lettura, di professionisti. Quindi ecco lì l'aspetto mercuriale come si sottolinea in questo tarocco. Vi ricordo che questo esempio, questo puzzle, questo percorso colorato che stiamo vedendo e stiamo interpretandolo parlando dei nostri pianeti, è un discorso cabalistico che deriva da alcune scuole importanti di tutti i tempi, quindi della tradizione. Quindi è un meccanismo che è simbolico, coerente, anche se i simboli, dobbiamo ricordarci, crescono e si evolvono con l'umanità. Vi faccio un esempio, questo è molto importante. I simboli sono una perfezione ancestrale così assurda che hanno la capacità e la tracotanza di crescere, di evolversi così come cresce e si evolve l'umanità. Vi faccio un esempio: Marte di qualche millennio fa era diverso di un Marte di oggi, quindi un'ira, una capacità di violenza, se vogliamo, paragonata a millenni fa, oggi è meno concepita. Quindi oggi è un Marte probabilmente più sofisticato. Non dico che c'è un'umanità migliore o che le anime o certe coscienze non riescano a fare delle cattiverie come magari si facevano millenni prima, assolutamente. Io parlo per uno stato generale dell'umanità. Quindi alcune persone non sarebbero più in grado di togliere il collo alla gallina. 200 anni fa lo faceva qualsiasi massaia, oggi magari le casalinghe non sarebbero in grado, pur essendo brave a cucinare il pollo, ma non avrebbero quell'agonismo che era naturale qualche 50, 60 anni fa. Quindi ecco la violenza, l'impulso, come si modifica e si adegua con l'adeguamento e la crescita dell'umanità. Quindi i simboli si trasformano, si vestono, si colorano. Noi stiamo osservando i simboli da un punto di vista interessantissimo di una delle scuole esoteriche più importanti del pianeta dell'ultimo secolo. E quindi continuiamo con questo nostro percorso. E dopo il mago, ritorniamo sul nostro puzzle, il nostro puzzle, che poi andremo a verificare essere non casuale. Quindi questa posizione di carte, queste tre colonne che abbiamo creato, non è per nulla casuale. Quindi da Mercurio, che specifica il talento di quest'anima che prende possesso della materia grazie a Venere, quindi l'anima che si seleziona dai doni di Giove, dalla forza di Marte, si seleziona questa individualità potente rappresentata dal Sole, quindi la nostra anima, che si innamora di questa nostra realtà specializzandosi, quindi avendo un contatto con il superiore e sapendo quello che deve fare. Ecco qui il suo talento. Guardate anche, noi abbiamo dato il numero 8 al Mercurio, guardate anche il cappello di questo tarocco come è simile, indica un 8 quasi. Ed ecco qui come si ripetono e si rincorrono i linguaggi degli archetipi e dei simboli, percorsi fantastici. E andiamo a vedere cosa esce fuori da questa attività fra Marte e Venere. Esce qui una signora particolare che noi individuiamo con la potenza della luna. Ed eccola qui, la papessa.
indicativa, rappresentativa della potenza e dell'energia della Luna. Quindi la Luna in astrologia, questa potenza mistica, viene rappresentata nel dipinto, nelle immagini dei tarocchi, con l'immagine della papessa, il dubbio ogni tanto, l'incertezza spesso, la gestazione, l'incubazione, il pensiero, la non azione, il riflettere. Tutte queste energie vengono raccontate dalla papessa. Ma cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Andiamolo a vedere meglio, vediamo cosa ci raccontano il linguaggio dei simboli. Ed ecco qui, se Venere si innamora di questa realtà, quindi l'anima si aggancia alla terra grazie all'innamoramento, grazie all'energia di Venere, specializzando un proprio talento, grazie al meccanismo mercuriale, la mente, il percorso che indica dove saremo migliori, dove sarà il nostro indirizzo, quindi collega la parte alta del cielo, così come in cielo, così in terra, è un po' il meccanismo di Mercurio, quest'otto che si muove, questo movimento a portare il messaggio degli dèi a terra. Ed ecco, con l'immagine della Luna, con la potenza della Luna, questa potenza, questo talento è tutto. Quella pioggia di energie che si consolida per arrivare, si appesantisce per arrivare in questa natura, in questa dimensione, quindi quello spirito, quell'energia, quelle vibrazioni che accrescendosi prendono forma e diventano essere umano. Cosa fanno dopo il passaggio di Mercurio che rende chiaro il messaggio degli dèi per questo nostro percorso? Si adeguano alla realtà. Capiscono qual è il loro potenziale e lo mettono a disposizione cercando di adeguarsi al mondo intorno a loro. Quindi la Luna rappresenta la capacità di adeguare le nostre potenze a quella che sarà la nostra dinamica terrena, la nostra esperienza terrena. Quindi grazie alla Luna, alla potenza della Luna, all'energia simbolica della Luna, le mie potenze, quelle che piovono dai miei ideali, il mio progetto, la provvidenza che mi arriverà, le grandezze, la mia potenza, la forza, la selezione, la mia individualità, la mia capacità di completarmi, il mio talento si adegueranno, guardatela, ha un libro in mano, guarda da una parte, è statica, sta osservando, quindi si sta adeguando, sta imparando la lezione. Questo è il suo potenziale, la terra, la materia è qui. A questo livello faccio la somma fra quello che è il mio potere spirituale e come lo manifesterò sulla terra, come riesco a realizzarmi sulla terra, quale sarà il mio aggancio definitivo, come appaio, come comparirò con questo potenziale e come lo metterò a disposizione di me stesso e degli altri. Ed ecco la Luna che come parolina magica noi abbiamo usato adeguamento, carattere, personalità. Ed ecco qui la papessa ad indicare quel silenzio, quel misticismo, quello scrutare, quel cambiamento di posizioni, di idee. Classico della Luna, i lunatici, ma la Luna rappresenta la nostra personalità. Immaginatevi che nell'oroscopo indiano, sapete che ci sono tanti modelli di oroscopo nel pianeta Terra, i simboli vengono letti e interpretati in diverse maniere, dall'oroscopo cinese, indiano, nostro occidentale, ma l'oroscopo indiano nella fattispecie, quindi vecchissimo, al quale hanno attinto tutti gli astrologi, grandissimo di sapienza, ebbene il segno più importante è il segno della Luna. Quindi, se io sono un cancro in Occidente, sarei pesci in India, in quanto la mia luna è in pesci. Quindi ecco la potenza della luna in India. L'oroscopo indiano calcola il segno che noi consideriamo il nostro segno zodiacale laddove passava la luna il giorno della nostra nascita e non il sole. Quindi pensate all'immagine della luna quanto è potente e quanto è importante, rappresenta chi siamo su questa terra. Quindi è la nostra personalità, la nostra capacità di adeguarci a
a questa esperienza. E cosa succede dopo l'adeguamento a questa esperienza? Qui mi sono divertito a mettere una carta che rappresenta al meglio la situazione ed ecco qui che con l'esperienza che ha la capacità di adeguare le potenze si arriva a quella che è la realtà materiale. E quindi ecco che io l'ho rappresentata col nostro asso di denari, quindi la potenza, la radice del potere della materia, ed ecco qui la materia che si spiritualizza. Materia spiritualizzata vuol dire corpo umano, materia viva. Noi siamo materia, ma in realtà siamo vivi, siamo spiritualizzati. Ed ecco il collegamento costante che c'è fra la materia che noi interpretiamo come esistenza certa e unica e un collegamento che abbiamo altrove, che in realtà determina e guida questa materia che noi consideriamo unica e prevalente. Quindi in realtà i simboli sono i primi che ci raccontano come funzionano le cose. C'è un legame fra un mondo che non percepiamo ed il mondo che crediamo reale. Quindi questa nostra realtà è figlia di un prodotto di energie che scendono da un livello alto, se rivediamo il puzzle che abbiamo creato, quindi scendono da un livello superiore, inconcepibile per noi. Ricordo infatti che non c'erano i templi per Saturno, non c'erano i templi addirittura, quindi era come manifestare l'inconcepibile. Non è possibile arrivare a certi livelli, quindi non li nomino. Così come è possibile anche ricordarci che lo stesso Yahweh è un nome impronunciabile, quindi per lo stesso motivo di Saturno, quindi a questi livelli l'uomo non ha necessità di arrivare, dobbiamo studiare sotto. Arriviamoci, pensiamo a quello che possiamo raggiungere. Al di là è impronunciabile proprio perché non è un discorso che possiamo affrontare in questo momento. La nostra interpretazione non ci dà questa, la nostra caratteristica, le nostre possibilità umane ci danno la possibilità di giungere fino a certi livelli. Cerchiamo di conoscere quelli di livelli, che noi già siamo abbastanza sotto, dobbiamo tanto salire. Quindi, oltre certi livelli, pensiamoci dopo, in altri momenti. In questo momento terreno c'è da scoprire ben altro. Bene, bene, perfetto. E anche questa volta ci siamo divertiti a fare un percorso colorato, mistico, misterioso e fantastico. Abbiamo visto i pianeti, li abbiamo raccontati, abbiamo anche sottolineato il tipo di energia che da un alto ipotetico arriva a materializzarsi, a concretizzarsi, a arrivare fino a noi, alla materia. E io quindi con questo percorso colorato vi ringrazio come al solito per l'attenzione. Vi ricordo di cercarmi, abbiamo aperto un nuovissimo gruppo su Facebook, Astrologia Rivelata, quindi cercatemi, iscrivetemi, contattatemi, siamo insieme perché questo vuole l'era dell'acquario, l'era della grande condivisione. Quindi andate su internet, Facebook, Astrologia Rivelata ed ecco, sarò lì con voi. Contattatemi e ci divertiremo insieme. E per ringraziarvi dell'affetto che ci dimostrate, questa volta mi sono inventato qualcosina di molto molto carino. Non posso essere per tutti, però al primo che riesce a chiamare qui in redazione, non appena vedete la trasmissione in onda, sarà un regalo per voi. Adesso la regia la inquadrerà benissimo, vi ringrazio. Questa è una runa, una delle più belle rune fra tutte le rune, quindi è Berkana, la primavera, l'eterna giovinezza, la bellezza, la rinascita, la vittoria su tutto. Sarebbe quasi l'imperatrice se vogliamo dare una raffigurazione. Ebbene, questa qui fatta ovviamente a mano, voi sapete, io ho il piccolo vizio dell'arte, quindi fatta ritualizzata per come va ritualizzata, è una runa che è sicuramente un amuleto, un accumulatore di emanazioni positive, indiscutibilmente vecchio, quindi tradizionalmente potente. Per tutti quelli che desiderano avere un qualcosa da poter mettere vicino al comodino, da poter conservare, da portare appresso e da conservare poi vicino nel cassetto,
Chiamate, chiamate in redazione, la lascio qui per voi, verrete direttamente a prendervela. Quindi il primo che chiama riceverà questo piccolo dono. Magari era proprio quello che vi serviva per la sincronicità degli eventi, probabilmente era proprio questo che serviva a voi. Affrettatevi, è il mio dono per voi o quantomeno per il primo che riesce a chiamare. E ricordandovi di cercarmi su Facebook e di stare sempre insieme, vi ricordo che torno presto, prestissimo, quindi state lì e aspettatemi. A presto, amici miei.